La lista degli strumenti di editor non era ancora esaurita. All'appello mancavano ancora proprio gli editor a lista, i list editors, infatti. Sono strumenti un po' avanzati, ma non per questo trascurabili a livello basic, perché voglio metterti in condizione, con questa prima stagione, perlomeno di conoscere tutti gli strumenti a disposizione all'interno di Logic Pro. Dipenderà da te poi individuare il metodo di lavoro più efficace e gli strumenti da usare e quindi da approfondire. Io comunque tornerò a parlarne più in dettaglio nelle prossime stagioni. Oggi quindi ti mostrerò la event list, la marker list, la tempo list e la signature list. Partiamo sempre col progetto di nostra conoscenza per avere un riscontro sul contenuto di queste liste. I list editor si raggiungono dal pulsante sulla control bar, che ha anche un corrispettivo key command, che è il tasto D, o dal menu view Show List Editors. In testa possiamo subito vedere i selettori per aprire i quattro editor. Event List in realtà può essere aperta anche in una finestra separata, andando dal menu Window, Open Event List, che ha anche come scorciatoia Command 7. Così come anche il Signature List, si può aprire in una finestra separata, sempre da Window ovviamente, Open Signature List. E quindi partiamo dalla prima, la Event List. Questa lista mostra tutti gli eventi del progetto in formato di lista. Da qui possiamo fare delle modifiche numeriche di precisione. Per esempio vediamo la position, clicchiamo su questo elemento e si è selezionata la prima regione, cambio manualmente la posizione, la facciamo partire dalla seconda misura ed ecco che si è spostata la regione. Torno indietro a nulla, ovviamente posso anche trascinare il mouse qua per spostarla. Ancora nulla. Qui nella prima vista che abbiamo aperto puoi vedere tutte le regioni, infatti se le seleziono vediamo che man mano qui si selezionano le regioni, ma se faccio doppio clic su una regione si apre la lista con tutti gli eventi contenuti al suo interno. Per ritornare alla vista precedente puoi risalire col pulsante in alto. Abbiamo anche, come in altri editor che abbiamo già visto, anche negli altri list editor, dei menu di edit, funzioni e varie utility che servono per editare questa lista. E il pulsante per attivare la funzione di Catch Play Head. Eh sì, perché la Play Head scorre in queste liste così come nella Trex Area, ma seguendo in questo caso la direzione del tempo che è verticale. Quindi sposto la playhead e vediamo che c'è una linea in orizzontale che si sposta in corrispondenza. A seguire poi qui abbiamo il pulsante MIDI-IN per inserire le note direttamente nella lista degli eventi e il pulsante MIDI-OUT per ascoltare l'uscita dei dati MIDI. A seguire ci sono dei filtri, un po' come abbiamo già visto negli Apple Loop, per mostrare o nascondere specifici tipi di eventi. Poi abbiamo un pulsante per aggiungere eventi selezionando la tipologia dal menu a tendina e per finire le opzioni di quantizzazione. Passiamo alla marker list, che mostra tutti i marcatori del progetto. In questo progetto non ce ne sono e quindi ne creiamo uno al volo. Posiziono la playhead all'inizio e clicco sul pulsante più.
possiamo vedere che è stato creato il primo marker. Apro la global track così lo vediamo meglio, lo seleziono. Come abbiamo già visto anche nell'event list, possiamo editare queste informazioni per modificare il marker. Per esempio possiamo spostare la posizione d'inizio o la durata. Per esempio impostiamo la durata a 4 misure. Ecco. E così possiamo creare un secondo marker a partire dalla quinta misura. Possiamo ovviamente anche in questo caso cambiare il nome del marker. Facciamo doppio clic e qui si apre una finestrella apposita, una text area, in cui possiamo andare a inserire il nome del marker. Hai visto che cliccando sui marker vengono selezionati, ma se faccio clic tenendo premuto il tasto Alt da tastiera si sposterà anche la playhead in corrispondenza all'inizio del marker. Quindi che dire, allora la finestra della text area si apre e si chiude anche attraverso questo pulsantino, qui ci sono i soliti menu. Playhead, e qui abbiamo un menu per creare diversi set di marker. Passiamo ora alla tempo list, che visualizza tutti gli eventi di tempo del progetto. In questo progetto abbiamo un solo evento che imposta il tempo globale, ma se vogliamo impostare un cambio di tempo, posizioniamo la playhead, ecco, supponiamo che qua col partire della strofa si aumenta il tempo, quindi abbiamo già posizionato la playhead. Clicchiamo per creare, così abbiamo creato un nuovo evento di tempo e qui possiamo editarlo come abbiamo già visto. Ecco, pure in questo caso possiamo notare qui il cambiamento di tempo dalla global track. Ti ricordi l'episodio su Smart Tempo? In quell'episodio ho fatto rilevare a Logic il tempo di un brano registrato senza il click. Ne sono venuti fuori moltissimi cambiamenti di tempo. Ecco, in quel caso questa lista sarebbe stata molto popolata. Avremmo potuto fare delle modifiche direttamente da qui per fare delle sistemazioni. Anche per il tempo possiamo avere diversi set creati attraverso specifiche funzioni qui del menu a tendina, tempo set. Quarta ed ultima, la signature list. È più semplice, ha meno opzioni. E questa lista mostra i cambiamenti di metrica, gli eventi relativi alla metrica, la tonalità e il modo del brano, che troviamo anche qui nel display LCD. Esattamente come negli altri casi, anche qui è possibile editare le informazioni direttamente dalla lista e aggiungerne di nuove. Come creare anche dei diversi set. Ok, ci vediamo nei prossimi video per completare la stagione Basic con altre funzioni di servizio utili soprattutto per migliorare la produttività, l'efficienza e avere sempre il controllo delle tue produzioni musicali. Dai, è forte!